In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso perché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 71 e 72, 9 e 16 settembre 1899. Continua Gesù a venire, ma in un aspetto tutto nuovo. Pareva che dal suo cuore benedetto uscisse un tronco d'albero che conteneva tre radici distinte. E questo tronco dal suo cuore si sporgeva nel mio, ed uscendo dal mio cuore il tronco formava tanti bei rami carichi di fiori e di frutti, di perle e di pietre preziose, risplendenti come stelle fulgidissime. Ora il mio amante Gesù, vedendosi all'ombra di questo albero, tutto si ricreava.
Molto più che dall'albero cadevano tante perle che formavano un bell'ornamento all'umanità sua santissima. Mentre stava in questa posizione mi ha detto: Figlia mia carissima, le tre radici che vedi, che contiene quest'albero, sono la fede, la speranza e la carità. E siccome tu vedi che questo tronco esce da me e si introduce nel tuo cuore, ciò significa che non c'è bene che posseggano le anime che non venga da me. Sicché dopo la fede, la speranza e la carità, il primo sviluppo che fa questo tronco è il far conoscere che tutto il bene viene da Dio, che le anime di loro non hanno altro che il proprio nulla, e che questo nulla non fa altro che darmi la libertà di farmi entrare in loro e farmi operare ciò che voglio. Mentre vi sono altri nulla, cioè altre anime che con la loro libera volontà si oppongono, onde mancando questa conoscenza il tronco non produce né rami né frutti e nessun'altra cosa di buono. I rami che contiene quest'albero, con tutto l'apparato dei fiori, frutti, perle preziose e pietre, sono tutte le diversa virtù che può possedere l'anima. Ora, chi ha dato la vita a quest'albero così bello? Certo, le radici. Ciò significa che la fede, la speranza e la carità tutto abbracciano, tutte le virtù contengono, tanto che sono messe come base e fondamento dell'albero, e senza di loro non si può produrre nessuna virtù. Onde ho compreso pure che i fiori significano le virtù, i frutti, i patimenti, le pietre e le perle preziose, il patire puramente per il solo amore di Dio. Ecco perciò quelle perle che cadevano formavano quel bell'ornamento a nostro Signore. Ora, mentre Gesù sedeva all'ombra di questo albero, mi guardava con tenerezza tutta paterna, onde preso da un trasporto amoroso che non ha potuto contenere in sé, e strettamente abbracciandomi ha incominciato a dire: Quanto sei bella! Tu sei la mia semplice colomba, la mia diletta dimora, il mio vivo tempio in cui, unito col Padre e lo Spirito Santo, mi compiaccio di deliziarmi. Il tuo continuo languire per me mi solleva e ristora dalle continue offese che mi fanno le creature. Sappi che è tanto l'amore che ti porto, che sono costretto a nasconderlo in parte per fare che tu non impazzisca e non potessi vivere, perché se te lo facessi vedere, non solo impazziresti, ma non potresti continuare a vivere. La tua debole natura resterebbe consumata dalle fiamme del mio amore. Mentre ciò diceva, io mi sentivo tutta confondere ed annichilire, e mi sentivo sprofondare nell'abisso del mio nulla, perché mi vedevo tutta imperfetta. Specialmente notavo la mia ingratitudine e freddezze alle tante grazie che il Signore mi fa. Ma spero che tutto voglia ridondare a sua gloria ed onore, sperando con ferma fiducia che uno sforzo del suo amore voglia vincere la mia durezza. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto e, temendo che fosse il demonio, gli ho detto: Permettetemi che vi segni la fronte con la croce. E nell'atto stesso l'ho segnato, e così sono restata più sicura e tranquilla. Ora Gesù benedetto pareva stanco e si voleva riposare in me. E siccome anche io mi sentivo stanca per le sofferenze dei giorni passati, specialmente per le sue pochissime venute, onde mi sentivo la necessità di riposarmi in lui, quindi, dopo aver contrastato un poco insieme, mi ha detto: La vita del cuore è l'amore. Io sono come un infermo che brucia di febbre e che va cercando un rinfresco, un sollievo del fuoco che lo divora. La mia febbre è l'amore. Ma dove estraggo i rinfreschi, i sollievi più adatti al fuoco che mi consuma? Dalle pene e dagli affanni sofferti dalle anime mie predilette, per solo mio amore. Molte volte sto aspettando e riaspettando quando l'anima deve volgersi a me per dirmi: Signore, solo per amore vostro voglio soffrire questa pena. Ah sì, questi sono i miei refrigeri e gli rinfreschi più adatti che mi sollevano e mi smorzano il fuoco che mi consuma. Dopo ciò si è gettato nelle mie braccia, languendo per riposarsi. Mentre Gesù riposava, io comprendevo molte cose sulle parole dette da Gesù, specialmente sul patire per amore suo. Oh, che moneta di inestimabile valore!
Se tutti la conoscessimo, faremmo a gara a chi più potesse patire. Ma io credo che siamo tutti corti di vista per conoscere questa moneta così preziosa. Perciò non si giunge ad averne conoscenza. Sono bellissimi questi due testi che vanno compresi all'interno, evidentemente, di questa splendida storia d'amore che caratterizza il rapporto tra Gesù e le anime che corrispondono al suo amore. Sia in forma, ecco, così grande e straordinaria come Luisa, sia anche in forma ordinaria. Ecco, la prima parte, il primo capitolo della meditazione, ma anche il secondo, è formativo come sempre per tutti, non solo per alcuni. C'è questa immagine, no? Di questo albero, questo tronco, avente tre radici distinte, che esce dal cuore di Gesù, giunge nel cuore di Luisa e dopodiché forma rami carichi di fiori, frutti, perle, pietre preziose che risplendono come stelle fulgidissime. Gesù stesso che spiega l'immagine contenuta, il senso di questa immagine, che è: le tre radici sono la fede, la speranza e la carità, le importantissime tre virtù teologali. I fiori sono tutte le virtù cristiane. E qui sarebbe interessante, insomma, sapere quante ne conosciamo. Anche su questo farò un po' di buona formazione. Esempio, San Tommaso d'Aquino, io lo studiai, mi feci anche uno schema all'epoca. Fa un discorso stupendo, cioè con la parte morale della Summa Theologiae, insieme alla parte dogmatica sui sacramenti, sulla Santissima Trinità, è il luogo dove il dottore dà il meglio di sé, prende ciascuna virtù, la analizza nel minimo dettaglio, spiega bene che cos'è e spiega poi quali virtù sono immediatamente connesse con quella certa virtù, e quindi alla fine esce fuori veramente un edificio stupendo, meraviglioso. Io quando lo vidi non sapevo neanche che esistessero alcune virtù, non sapevo neanche cosa significassero, insomma. La liberalità, per esempio, l'eutrapelia, l'epicheia, soltanto la magnificenza, la magnanimità, queste sono le parti della fortezza, no? Stupendo, bellissimo. Però, ecco, sono tutti quanti fiori che sbocciano da queste tre virtù teologali. Infatti la Santa Chiesa insegna che nel battesimo viene a noi, sono a noi infuse queste tre virtù e gli abiti infusi di tutte le altre virtù cristiane che da queste dipendono. Certamente il loro sviluppo dipende da come noi rispondiamo, adesso lo vedremo subito, no? Gesù lo spiega. I frutti sono i patimenti, sono le croci. Quantomeno sopportate, portate con amore, eccetera. E invece le pietre, le perle preziose, come poi approfondisce nel capitolo seguente, è il patire puramente per il solo amore di Dio. Io invito chi segue regolarmente queste meditazioni a concentrarsi bene e a notare quante volte Gesù insiste sul solo per me. Ecco, qui c'è un'espressione, patire puramente, che potremmo anche riconiugare con puro patire, perché per chi la conosce, io ho letto le sue opere, era, come dire, una espressione tipica di Santa Veronica Giuliani. Tantissime volte parla di questo puro patire, no? Insomma, Santa Veronica Giuliani era una che sapeva bene che cos'era, insomma, il patire, perché veramente ne ha passate di tutti i colori e non soltanto ne ha passate di tutti i colori, ma la sua vita è stata un'immolazione continua e volontaria, cioè con gesti di mortificazione e di penitenza assolutamente straordinari, che non si possono certamente imitare così come li ha fatti lei, e
che però certamente destano stupore, no? Quindi con Gesù che non l'ha mai fermata, insomma, anzi. Questo poi lo vedremo perché lo approfondisce nel capitolo successivo, no? Allora, dove danno tutti quanti i germogli possibili queste radici? Ecco, il primo sviluppo che fa questo tronco, dice Gesù, il tronco che nasce dalle radici della fede, della speranza e della carità, è fondamentalissimo. È la conoscenza sapienziale di se stessi, che è una delle forme basilari dell'umiltà. Far conoscere che tutto il bene viene da Dio e che le anime di nulla non hanno delle anime di proprio non hanno altro che il proprio nulla. Questa forma di conoscenza è quella che ha fatto della Divina Maria un unicum assoluto nella storia di tutta quanta l'umanità. Perché questa forma di umiltà la Madonna l'ha praticata in maniera assolutamente perfetta e assolutamente inimitabile. Perché questa forma di riconoscimento della verità di noi stessi, perché Gesù fa delle lezioni magistrali sull'umiltà anche in questi scritti, e per la verità anche nelle ore della Passione, dove spiega che l'unico umile in senso stretto è stato lui, perché l'umiltà in realtà significa abbassarsi, quindi passare da una situazione, come dire, di altezza ad una situazione di bassezza. Ma questo l'ha fatto solo lui, perché lui che era Dio e si è fatto uomo, e fatto uomo ha preso la condizione dell'ultimo, cioè dello schiavo, non del servo, quindi doppio abbassamento, come dire, impressionante del figlio di Dio fatto uomo. Ma, e so che questo non è offensivo, ma la Divina Maria ascolta e sicuramente annuisce con la testa, anche la Madonna, che pure sappiamo tutti chi è, però la verità profonda di Maria Santissima è che lei è nulla, cioè che tutto quello che è, che ha avuto, è tutto dono di Dio, tutto. E questo, ecco, fa veramente sprofondare dopo quando Gesù fa quel piccolo panegirico, o meglio, quel piccolo trasporto da innamorato, insomma, che rivolge a Luisa, lei reagisce. Mi sentivo tutta confondere ed annichilire, mi sentivo sprofondare nell'abisso del mio nulla. Insomma, Gesù gliela ha dette grosse, gliela ha dette, cioè, addirittura che la ama talmente tanto che se glielo facesse vedere impazzirebbe, non potrebbe continuare a vivere, insomma, no? Quindi è una cosa bella, no? Non solo, che questo suo continuo languire per lui lo solleva e lo ristora delle continue offese che le fanno le creature. Immaginate cosa significhi sentirsi dire una cosa del genere dal Signore, no? Cioè, uno veramente impazzirebbe di gioia. Eppure, certamente, impazzita di gioia lo è stata Luisa, no? Però immediatamente sprofonda nel proprio nulla e in una certa santa confusione si annichilisce perché dice: ma, sì. Sarà pure vero, ma questa è tutta grazia, cioè io sto vivendo delle cose che sono inaudite, sono impressionanti, ma sono tutta grazia. Questa è una cosa molto profonda, molto più profonda, cioè bisogna viverla bene per comprenderlo. Questo porta, come dire, una libertà di spirito straordinaria. Veramente un distacco anche dall'opinione delle persone, cioè, gli altri pensano meno di me, e a me che me ne importa? Cioè, se pensano male di me, fanno bene, fanno, perché in me stesso io non ho altro che da essere visto, reputato e concepito
come il nulla assoluto. E tra l'altro, non essendo come la Santa Immacolata Concezione, c'è anche il peccato oltre a questo nulla. Ecco. Allora, questi primi sviluppi del tronco li dobbiamo chiedere giorno e notte. Perché se non c'è questo, Gesù spiega bene, vi sono altri nulla, cioè altre anime che con la loro libera volontà si oppongono a cosa? A questa conoscenza. E quindi il tronco non produce né rami né frutti e nessun'altra cosa di buono. E io non posso entrare in loro e operare in essi ciò che voglio. Pensiamo semplicemente a quanto è importante questa cosa. Ma questo tutti i maestri di spirito l'hanno sempre insegnato, no? Per questo, ripeto, questa è una delle forme di umiltà, si chiama l'umiltà dell'intelligenza, tecnicamente, o conoscenza sapienziale di sé, la stessa cosa. Per mezzo di questa conoscenza sapienziale di se stessi, scriveva il grande San Luigi Monfort, perché questo l'ha approfondito nel Trattato della Vera Devozione, perché un'anima mariana non può non avere questa disposizione, se non ce l'ha ancora non è mariana. Dice, conoscendo questo tuo profondo nulla, la tua radicale incapacità, dice San Luigi, di compiere alcuna azione utile alla salvezza, ti disprezzerai profondamente. E amerai di essere disprezzato. Come scrive il grande San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce, quando Gesù gli disse: che cosa vuoi da me, Giovanni? Sapete cosa rispose? Patire ed essere disprezzato per amore tuo. Questo. Ecco, qui chiaramente stiamo all'interno di solidissima, ecco. E grandissima santità, però stiamo battendo un terreno proprio sicuro dove non ci può essere inganno, non ci può essere nulla che non sia puro cielo. Ecco, riascoltiamo le parole di Gesù a Luisa: quanto sei bella tu sei, la mia semplice colomba, la mia diletta dimora, il mio vivo tempio. Io continuo a ripetere, queste parole non sono, almeno in potenza, direbbe San Tommaso, come dire, esclusiva di qualcuno, ma sono potenzialmente udibili da chiunque. Bisogna vedere come la nostra libera volontà si muove e che cosa vuole, perché è chiaro che queste parole sono udibili da chiunque, come diceva un'altra grande santa, beata credo ancora, Josefa Menendez, quando diceva: Gesù non vuole altro che viviamo solo di Lui e per Lui. Se questo accade, inevitabilmente, anche se non ti apparisse Gesù a dirti una cosa di questo genere, anche se non ti appare a dirtelo, stai sicuro che lo pensa e te lo dirà dopo. Ma certamente già è una cosa di questo genere. Ecco, nel secondo capitolo Gesù approfondisce l'aspetto del puro patire, però, perché noi possiamo comprenderlo rettamente, perché non, il discorso della croce spaventa più o meno tutti quanti, no? Perché noi vediamo soltanto la sofferenza, ma non vediamo né i frutti della sofferenza e né soprattutto non vediamo la causa della sofferenza. La causa della sofferenza, Gesù dice, molte volte sto aspettando e riaspettando quando l'anima deve volgersi a me per dirmi: Signore, solo per amore vostro voglio soffrire questa pena. Pena che può essere quella che il Signore ci manda, dinanzi a cui ci mettiamo tranquilli e sereni senza ribellarci, o quella che l'anima liberamente gli offre, la cosiddetta mortificazione e penitenza volontarie, di cui oggi si parla poco, anzi, a volte non si parla proprio per niente, anzi, a volte la si disprezza, anzi, a volte la si bolla come
pratica di altro tempo, fatta da persone non troppo equilibrate di mente, che non avevano capito che basta ne avanzano le sofferenze di Gesù e non ce ne vogliono altre. Ecco, questo vi assicuro, insomma, che ahimè si sentono in giro purtroppo queste cose. Cose che, come tutti i criteri, che come tutte le cose che noi ascoltiamo, vanno vagliate a un criterio fondamentale. Ma questo è quello che la Chiesa ha sempre insegnato, i santi hanno sempre detto, cioè, o è una idea stravagante e nuova che circola negli ambienti di coloro che pensano che sono arrivati loro dopo 2000 anni e si è accesa la luce, perché prima erano tutti stupidi dentro la Chiesa cattolica. Io mi sono sempre attenuto a questo criterio di discernimento, perché non mi sento assolutamente più intelligente di fior di giganti, di santi, di papi, di vescovi, di cardinali che ci hanno preceduto e che hanno cantato dentro il coro della sposa di Cristo, che è la Chiesa, insomma, no? Coro a cui è la mia voce da gallina starnazzante che deve adeguarsi, non certo tutta l'orchestra adeguarsi a quello che penso io, insomma, no? Evidentemente. Quindi questo che ascoltiamo è assolutamente radicato nella più piena, totale, integra, assoluta. Ho citato San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce è un dottore della Chiesa, è un mostro in senso buono della spiritualità, un gigante, d'accordo? Se San Giovanni della Croce dice: cosa vuoi? Patire ed essere disprezzato per amore tuo, punto, è finito il discorso, non c'è nulla da aggiungere, basterebbe solo lui. Ma non è solo lui, lui è un, come dire, un solista, è un fuoriclasse, appunto, no? Quindi è un leader, ma dentro un coro accordato su questa melodia, su queste frequenze, no? Chi è che muove tutti quanti a patire? Qua c'è un'altra santa, no? Santa Teresa di Gesù Bambino, quando fece il suo sproloquio, come li chiamava Luisa, d'amore, che aveva le ansie, dice, voleva diventare tutto, voleva diventare missionaria, voleva diventare sacerdote, era una donna, non poteva, voleva diventare suora di clausura, però poi voleva andare a servire i poveri, voleva fare di tutto, dice, ma dove vado? Tutte le cose che penso mi sembrano tutte belle. Ecco. E poi disse, l'amore mi ha fatto calmare, nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, scrisse in quella pagina memorabile della storia di un'anima, no? Perché? Perché ho capito che se si spegne l'amore, i martiri non danno più il proprio sangue, gli apostoli non predicano più il Vangelo, i missionari non affrontano le fatiche della missione, e gli apostoli della carità non servono più i poveri, eccetera, eccetera. Perché il minimo comune denominatore che fa vivere e che anima tutte queste cose è l'amore. Allora Gesù dice, la vita del cuore è l'amore. Quanto soffri tu per Gesù? E quanto accetti di soffrire? Quanto vuoi soffrire? Quanto scegli di soffrire? Tanto quanto lo ami. Punto. Poco amore, poca sofferenza. Tanto amore, tanta sofferenza. E è solo l'amore che non ti fa capire più niente, nel senso, in senso buono, perché gli innamorati fanno qualunque cosa per amore, qualunque. Chi è stato innamorato, io da giovane sono stato innamorato, sa benissimo che quando si è veramente innamorati si perde la testa, si fa qualunque cosa, anche di avere proprio le follie allo stato puro. Santa Veronica Giuliani chiamava tutte le cose che faceva le sue pazzie d'amore. Qualche critico intelligentone, io li chiamo così, no? Che se l'andasse a leggere oggi resterebbe inorridito, scandalizzato. Non oso immaginare con quali epiteti l'andrebbe a qualificare, insomma, questo gigante della spiritualità che io spero, io personalmente spero, sia fatta dottrina della Chiesa, dottore della Chiesa, proprio per la sua dottrina sulla penitenza e sull'espiazione, perché nessuno è andato così in alto come questa grandissima santa, che è una gloria, insomma, per noi italiani e per l'Umbria in particolare, perché insomma è vissuta nel monastero di Città di Castello. Allora, senza voler prendere posizioni definitive su una nota apparizione mariana di cui attendiamo responsi ufficiali della Chiesa, no? Anche se adesso si sono aperte dei bei chiarori di luce, insomma, con il permesso del culto pubblico, insomma, in quella zona.
Sapete che la Madonna a Medjugorje, uso il condizionale per rispetto, diciamo, al pronunciamento definitivo della Chiesa, ancora non c'è, avrebbe detto, avrebbe raccomandato anche dei gesti ascetici significativi, no? Che oggi sono caduti un po' tanto in disuso nella Chiesa, no? Il digiuno 2 volte alla settimana, pane e acqua. Noi non siamo più abituati a tante cose, no? Ma anche perché la disciplina attuale della Chiesa è molto mitigata. Si digiuna 2 volte l'anno, il digiuno canonico, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Questi sono i digiuni obbligatori e prescritti. E tra l'altro nella forma del digiuno canonico, che non è 24 ore a pane e acqua, no? Il digiuno canonico è un pochino più leggero del digiuno a pane e acqua, che consiste semplicemente nel astenersi da un pasto principale oppure ridurlo ai minimi termini, ecco, e lasciare un pochino leggeri gli altri due. Ecco, queste sono le condizioni, diciamo, per adempio il digiuno canonico, quindi che è un piccolo sacrificio. Raccontano le persone che registrarono le reazioni a queste richieste della Madonna, che molti si lamentavano, dice, ma se faccio il digiuno a pane e acqua, poi mi viene il mal di testa, ma poi non ci sto con la testa, ma poi non riesco a lavorare. La Madonna disse una cosa molto semplice, cioè, guardate che il problema è uno solo, amore è poco, l'amore è poco, perché se tu ami Gesù e ami me, che ti chiedo questa cosa per il bene tuo e per l'amore di Gesù, la fai e basta, la fai con gioia, e se soffri un pochettino non è che ti lamenti, ma la offri ben volentieri, insomma, certo. A volte un digiuno a pane e acqua può veramente causare dei discreti mal di testa, un certo senso di debolezza e un non indifferente desiderio che finisca presto per poter rimettere qualcosa sotto i denti. Beh, cioè, certamente se non suscitasse niente non sarebbe un sacrificio, ma uno lo offre volentieri se ama. Se non ama, gli peserà in maniera insopportabile, dice, ma io, me lo fa fa? Io mangio e basta, insomma, no? Ecco. E così tutte le altre cose. Ecco, solo che qui dovevo anche ricordare che ecco perché la meditazione della passione è sempre stata raccomandata dai maestri di spirito. Noi ci rendiamo conto di quello che ha fatto Gesù per noi, cioè noi, come dire, vediamo le penitenze di alcuni santi, anche cruente. E si dice, mamma mia, questo che ha fatto. Ma andiamo a vedere la passione di nostro Signore Gesù Cristo, Per questo che è sempre assai santificante pregare con le ore della passione e, tra l'altro, non limitarsi alle ultime 24 ore della vita terrena di Gesù, ecco, trarre insegnamento anche da quanto Gesù spiega nelle ore della passione per comprendere come tutta la sua vita fu un'ininterrotta passione. Quella bellissima lezione nel, credo, prima ora del Getsemani, quando Gesù spiega che ha avuto una passione causata dal fuoco dell'amore che gli metteva nelle carni, chiodi d'amore, flagelli d'amore, spine d'amore. Lui si dice, ma che succede qua? Io non vedo chiodi, non vedo spine, non vedo flagelli, non vedo chiodi, eppure Gesù è trafitto da spine, da flagelli, da chiodi. Gesù gli spiega, questa è la passione dell'amore, questa non è quella che stai per vedere, questa è tutta la vita che io sto così. E quello che stai per vedere, diciamo così, è lo sbocco, è il culmine esterno. Ma noi ci immaginiamo cosa significa una cosa del genere, no? Cioè, sappi che quest'altra, i chiodi dell'amore fanno molto, i chiodi di fuoco fanno molto più male dei chiodi di ferro. Il sacrificio, ecco, la capacità di soffrire per l'amato è veramente la misura dell'amore. Noi crediamo veramente che una persona ci ama se è capace di starci vicino quando stiamo in difficoltà, se è capace di soffrire con noi e per noi. Questa è un'esperienza comune, no? Se una persona ha dato prova di saper soffrire con noi e per noi, possiamo stare sicuri che ci ama. Gesù dice che se l'anima si volge a lui per dire, Signore, solo per amore vostro voglio soffrire questa pena, questi sono i miei refrigeri di rinfreschi più adatti che mi sollevano e mi smorzano il fuoco che mi consuma. Bisogna vedere chi ci crede o no. Cioè, noi possiamo, tu che stai ascoltando questa meditazione, io, possiamo
rinfrescare e refrigerare il fuoco che consuma il cuore di Gesù, il fuoco dell'amore, la sua febbre, dice, che cerca refrigerio e ristoro. Il modo con cui darlo è questo e solo questo. Lui si conclude dicendo che moneta inestimabile, di inestimabile valore, se tutti la conoscessimo faremmo a gara a chi più potesse patire in tutti i modi e in tutte le forme possibili. Qui ricordo quando la Madonna chiese sacrifici ai pastorelli di Fatima, qui passiamo in un'apparizione stavolta riconosciuta, quindi di cui non c'è argomento di discussione, dice: sacrifica, offrite sacrifici per la conversione dei peccatori, disse la Madonna, dice, come dobbiamo sacrificarci? La Madonna rispose: in tutti i modi possibili, inventate qualche cosa, non ci sono limiti, inventali. I limiti chiaramente i maestri di spirito poi ci dicono: attenzione alla discrezione, quindi a non ammazzarsi andare a perdere la salute fisica o mentale, quindi è sempre meglio avere, specialmente nelle sofferenze volontarie, il prudente consiglio di un bravo maestro di spirito, un bravo direttore di spirito. Però questo rimane. E concludo dicendo una cosa, insomma, che è dottrina comunissima in tutta la spiritualità cristiana, si dice che se i santi vogliono tornare sulla terra, assolutamente no, se non per un motivo. Questo mi sembra che risulta che l'abbia detto addirittura anche, se non ricordo male, lo stesso Padre Pio. E insomma, Padre Pio sapeva qualcosa e cos'era la sofferenza. Insomma, se potessero, torneremo sulla terra soltanto per una cosa, per poter fare qualche penitenza in più, offrire qualche sofferenza in più per Gesù, solo per questo. Perché il valore di ogni sofferenza offerta e sofferta per Gesù è inestimabile e non soltanto consola tantissimo il cuore di Gesù, ma procura una quantità smisurata di gloria in cielo. Gloria che significa, tra le altre cose, intimità, conoscenza e amore più grandi che si vivranno nella visione beatifica rispetto a chi poco ha sofferto per amore di Gesù e anche, aggiungo sempre io, per amore della Divina Maria. Bene, Divina Maria, aiutaci a ricordare questa lezione di Gesù e anche noi abbiamo il proposito di conservare questa immagine del tronco, delle radici, dei fiori, dei frutti e delle perle e delle pietre preziose che sono appunto le sofferenze sofferte e offerte per puro e solo amore tuo e di Gesù. E ricordando bene quanto abbiamo approfondito, quanto Gesù ha approfondito su quest'ultimo punto, e non dimenticando la fondamentale importanza dell'umiltà, dell'intelligenza e della conoscenza sapienziale di noi stessi. Queste sono le tue virtù, Divina Maria, quelle in cui hai eccelso, e ci affidiamo alla tua intercessione. Tutto perché queste cose si fissino, ecco, e si radichino nelle nostre anime, appunto come profonde radici, e poi perché possiamo viverle senza nessuna remora e senza nessuna titubanza, per poter gustare fino adesso quanto è bello, splendido e meraviglioso il rapporto di amore che c'è tra l'anima fedele
e il suo Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.